Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, buonasera da Casarano, mentre viene eseguito l'inno di Mameli, dopo aver sentito l'inno ungherese, adesso c'è Fratelli d'Italia, che gli oltre 4.000 spettatori, il massimo della capienza di questo stadio, il Giuseppe Capozza di Casarano, stanno cantando in coro, e tutti con dei cartelli luccicanti, verdi, bianchi, rossi, il tricolore, mentre le due curve alla nostra sinistra hanno l'azzurro, l'azzurro che è il colore della nazionale. E Italia-Ungheria, l'Italia prima nel girone a punteggio pieno con 4 vittorie in 4 partite contro l'Ungheria che invece di partite ne ha giocate 3 e le ha perse tutte e 3, compresa quella dell'andata il 6 settembre scorso a Székesfehérvár quando la nazionale di Ciro Ferrara vinse per 3-0. Siamo in testa al girone insieme alla Turchia, intanto ultime note dell'inno e applausi da parte del Giuseppe Capozza di Casarano. Per la prima volta nella storia la nazionale Under 21 gioca qui a Casarano nell'attacco dello stivale. Attenzione, Italia, limite dell'area, la girata di destro, la parata di Gulaschi che non trattiene e poi il pallone viene messo in fallo laterale. Gran giocata sullo stretto al primo pallone toccato da parte di Mattia Destro che con un colpo di tacco si è portato il pallone, scusate il gioco di parole, sul destro, ha concluso un tiro centrale. Gulaschi è stato pronto nella respinta ma non a bloccare, poi per fortuna dell'Ungheria il primo a intervenire è stato Fodor. Futax, limite dell'area di rigore, prova a entrarci ma c'è una gabbia, Ciro Ferrara deve evidentemente aver catechizzato bene i suoi sul pericolo di questo attaccante ungherese. Appena avuto palla, 3 giocatori della nostra nazionale sono andati ad accerchiare il numero 9 dell'Ungheria e intanto c'è lo scatto dell'Italia con l'azione da parte di Gabbiadini che mette in gol, ennesimo errore della difesa ungherese. Gabbiadini segna sempre al 19° minuto in fila il portiere Gulaschi sull'uscita e quindi Gabbiadini porta in vantaggio la nostra nazionale Under 21 addirittura su un'azione di rimessa della nostra nazionale. C'era stata questa iniziativa di Futax, c'era stata la difesa della nostra nazionale che ha avuto la meglio, c'era stato un rilancio buco clamoroso di Kalnoki Kiss, difensore dell'Ungheria, su un rilancio è stato bravissimo a crederci Gabbiadini a sbruciare nello scatto ben 2 difensori ungheresi e a infilare sull'uscita Gulaschi che evidentemente Gabbiadini se lo sognerà di notte perché anche il 6 settembre scorso a Székesfehérvár nella gara vinta per 3-0 Gabbiadini realizzò una doppietta, l'altro gol fu messo a segno da Borini e quindi si mettono subito benissimo le cose per la nostra nazionale. Lorenzi, il pallone che arriva sul primo palo, doppia deviazione, insegue ancora Marrone che va a calciare benissimo a incrociare, il pallone attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno riesca a deviarlo, sarebbe stata davvero una deviazione con la porta ormai sguarnita, bravo a provarci Marrone chiaramente da quella posizione. Attenzione, destro scatta, posizione regolare, non è fuori gioco, alza la testa e il tiro alto che ha sbagliato Mattia Destro, implacabile giovedì scorso a Istanbul, qui davvero ha avuto un'occasione favorevolissima, ancora una volta la difesa ungherese ha sbagliato l'applicazione del fuorigioco, c'era un giocatore che teneva in gioco destro, destro è entrato in area di rigore da destra, ha avuto il modo anche di piazzarsi il pallone sul piede migliore, di alzare la testa, di studiare il piazzamento del portiere che a quel punto era quasi rassegnato, solo che ha mandato alto sulla traversa, era l'opportunità davvero per chiudere il discorso. Rini ancora in profondità per Crescenzi nella metà campo dell'Ungheria, incitamento adesso del pubblico, c'è la Ola qui a Casarano e c'è anche la conclusione da fuori, da parte di Florenzi, riesce comunque a servire Florenzi, Florenzi prova ad andare in fuga, primo pallone toccato da Paloschi, il dialogo è con Florenzi, Florenzi uno dei migliori della nostra nazionale, Florenzi poi si trascina, forse il pallone sul fondo, no, lo rimette al centro e trova il gol a Paloschi al primo pallone toccato, un pallone che sembrava perso sul fondo, lo ha messo dentro e Paloschi ha deviato in porta, primo pallone toccato, non è una novità per Alberto Paloschi e vi diremo subito perché, ma davvero grande entrata in partita di Alberto Paloschi su questa grande discesa di Florenzi, davvero adesso viene abbracciato da Paloschi perché ha fatto una sgroppata, sembrava un pallone perso sul fondo, lo ha messo dentro Florenzi, Paloschi sulla linea ha dovuto solamente girare in porta, è il 33° minuto per il 2-0 che adesso ci garantisce una vittoria molto probabile contro l'Ungheria, il pallone girato da Florenzi che con uno scatto è riuscito a tenerlo
palline a campo, bravissimo Paloschi a intervenire a mezzo metro dalla porta e a mettere in porta. Dicevamo, non è una novità, perché nel debutto in Serie A in un Milan a Siena, Carletto Ancelotti mandò un ragazzo che non aveva neanche 18 anni, si chiamava Alberto Paloschi, erano sullo 0-0, primo pallone toccato da Paloschi, gol decisivo, Milan che batte il Siena per una rete a 0. E insomma, questi ingressi a freddo di Paloschi possono essere una sua arma. Minuto qui a Casarano, 2-0, continuiamo a condurre a punteggio pieno questo girone, chiudiamo alla grande il 2011, prossimo impegno ufficiale a giugno in Irlanda, ci saranno delle amichevoli, comunque questa è una nazionale che vince, piace, diverte anche questa sera. Entra con la maglia numero 17 El Shaarawy, attenzione, un debutto attesissimo El Shaarawy, giocatore del Milan, il piccolo faraone, lui che è il più giovane di tutto il gruppo dei convocati. Sentite anche il boato di tifosi presumibilmente milanisti, tantissimi club milanisti qui in Salento. È il più giovane del gruppo, essendo nato il 27 ottobre del 92, quindi avendo compiuto da poco i 19 anni. Esce l'autore del primo gol, Gabbiadini, ecco El Shaarawy che viene lanciato in aria, è El Shaarawy, è solo El Shaarawy, deviazione in corner, peccato, poteva anche lui mettere la firma al primo pallone toccato. Su questa vittoria azzurra c'è stato un recupero di Kalnokikis, che ha messo il pallone in corner con El Shaarawy, che aveva avanzato palla al piede per 20-25 metri appena dentro l'area di rigore, si è fatto recuperare, qui è stato molto bravo Kalnokikis sul tentativo di El Shaarawy, che poteva davvero bagnare alla grande il suo debutto in Under 21. Gli ultimi secondi, l'arbitro controlla il cronometro, Bardi prende in mano il pallone, fischietto in bocca per l'arbitro, triplice fischio che arriva adesso, applausi del pubblico, l'Italia batte l'Ungheria Under 21 per 2-0 e si porta da sola al comando del gruppo delle qualificazioni agli europei del 2013. Un gol per tempo, il 2-0 è ormai diventato il punteggio classico di questa nazionale Under 21, 2-0 a Rieti contro la Turchia, 2-0 a Istanbul contro la Turchia, 2-0 qui a Casarano contro l'Ungheria. In precedenza c'era stato una 3-0 in Ungheria e una 7-2 in Liechtenstein. I gol messi a segno da Gabbiadini alla decima segnatura in maglia Under 21, alla 19esimo del primo tempo, il raddoppio di Paloschi alla 33esimo della ripresa, ma qui di Paloschi dobbiamo dire che è stato bravo, perché ha messo a segno il gol al primo pallone toccato nella sua partita dopo una splendida azione personale di Florenzi, deviazione in porta di Alberto Paloschi, che quindi appena in campo ha segnato il gol del 2-0. Con questo punteggio cambia la classifica del gruppo 7, l'Italia si porta al comando da sola a 15 punti, 5 partite, 5 vittorie, la Turchia 12 punti con una gara in più rispetto all'Italia, l'Irlanda è a 9, Ungheria e Liechtenstein rimangono a 0. Adesso il prossimo impegno ufficiale della Nazionale Under 21 sarà addirittura a giugno del 2012, quando andremo a fare visita all'Irlanda, la terza incomoda di questo girone che ancora non abbiamo incontrato e che ieri ha battuto il Liechtenstein per 2-0. Sorride Ciro Ferrara, si chiude alla grande questo 2011, lui la Nazionale Under 21 l'ha presa da poco più di un anno, esattamente dal 22 ottobre del 2010, dopo una serie di amichevoli sono iniziate queste qualificazioni e sono arrivate queste vittorie. Grande festa, lo sottolineiamo in chiusura, anche qui a Casarano, che per la prima volta ha visto la Nazionale Under 21. Il piccolo stadio Capozza è stato pieno, gremito in oltre 4.000 spettatori, le richieste erano anche di più. Grande festa, grande incitamento, e adesso i giocatori azzurri ringraziano con un giro di campo e vanno tutti uniti tenendosi per mano a ringraziare il bel pubblico di Casarano, Casarano al quale auguriamo di ritrovare presto il calcio di alto livello. Bene amici radioascoltatori, io ricordo solo il risultato finale della partita del Giuseppe Capozza di Casarano, Italia Under 21 batte Ungheria Under 21 2-0. Giuseppe Bisantis vi augura un buon proseguimento di serata.